altri. Ma sì, matti voi altri. Ecco, ci stiamo avvicinando alla zona dove è stato avvistato negli anni 60 il mostro dal mitico Sigaretta. Ma Sigaretta come aveva fatto a vedere il mostro, Ettore? Come, dove l'aveva trovato? Qua proprio? Come ti ricordi tu questa... Guarda, mi ricordo che hanno detto che hanno visto il mostro in Baia delle Sirene, però non saprei dire proprio con precisione cosa abbiano visto. Secondo me è tutta una... Avrà visto qualche bestia, non so, qualche volatile, qualche nutria, qualcosa, ma in sostanza penso che sia stato... La parola giusta come sia. Una leggenda. Una leggenda, ecco. Magari è una giornata che era più allegro degli altri giorni. Tutti lì le navita che praticamente sì. Un posto qui, non so, il 38, del 45 sono arrivato. Lì si pescava, mai visto mostri? Mai notato niente, anzi una volta era di lusci e delle trote grosse che negli anni, diciamo, negli anni 50 si mangiava a fare l'ore da tante fighe nera. E magari Nicolà si chiede a magari un luccio a fiorare dall'acqua o una trota, perché in quel periodo ce n'erano parecchi. E magari non mi abbia detto che è una bestia grossa, ecco, ma secondo me ho qualche pesce grosso che ha fatto il salto. Ho altri soldi, insomma, o volatili o qualche nutria. Quella lente, lo so, per buttare giù... Sentono delle voci. Delle voci? La senti questa voce? La senti questa voce? Andiamo! Non ho mai sentito questa voce. No, a parte gli scherzi, ho sentito delle voci sul serio. Ma è qualche altra barca che non si vede?
In mezzo alla nebbia? Ma Dio, se c'è qualche ponte in mezzo alla nebbia, c'è... là c'è una barca, là, nel fondo, ah, vedi? Ecco! Sono soccorsi tutti! Sono venuti in soccorso nel caso che emerga il nostro amico. Mi ho sentito parlare di questo mostro. A quel periodo lì ti dico, ma non mi ha visto, però era, che tutti erano un po' ciappè da questo discorso. I pescatori che vengono, ma ostraga, cosa è successo? Non c'è più aule, non c'è più questo mostro che mai ha tutto il pesce, non si resta senza niente. Dopo da parlare anche ai giornali quel periodo lì, da parlare all'arena, da parlare tutti qui i giornali della zona, tutti diceva, che miseria, questo mostro, tutti un po' preoccupati. Mi per carità non voglio mia pescarmi, non voglio che abbia paura del mostro, perché già tanto non vai mia maiarmi a casa mia, il mostro. Però ti sei un po'. Ciappala sti discorsi. Quale mostro? Ma è una cosa che ho detto che non c'è, cioè che stiamo andando a cercare. Va bene, allora vengo anch'io con voi. Ma sì, ma prossimamente, dai, adesso. Va bene, ma che sia un tuo impegno, perché io ci tengo a vedere un po' anche le bellezze del lago di Garda, insomma, o Benacus. Sì, sì. Sì, ma adesso è meglio che partiamo, sì, moriamo di un mese, cioè, ma non, insomma, la prossima volta, dai, ma sì, scusami, dai, va bene, dai, allora, sapevi dire qualche cosa, se hai trovato qualche cosa, va insomma, bene? La partita o non partita? Sì, partiamo, adesso, guarda che avvio qua, avvio la prossima volta, la prossima volta, sì? Sono simpatiche, ti portiamo anche te, non, va bene, va bene, ricordati, sì, la prossima volta, certo, sì, sì. Ciao, no, sì, ho capito, ti porteremo, dai, va bene, ecco, ciao. Ciao, a presto! Allora sì, insistere, continua a insistere. Capita, insomma. Andrea, ma se torni o non so, se torno te lo dico! Torniamo più tardi, cioè andiamo verso. Dove ti dirò? Alla Baia di Sirene! Andiamo là a fare delle riprese! Milioni e milioni di persone e nessuno è mai tornata più a galla. Tant'è che nel 1800 alcuni storici pensavano che in fondo al lago ci fossero delle voragini che risucchiassero tutti i caduti, i dispersi, i naufragi del lago. Ricordiamo in particolar modo il naufragio che ha interessato il piroscafo Sesia nel 1860, in cui perirono 48 persone. Questo è uno dei più gravi disastri, naufragi del lago di Garda, ma ricordiamo anche il Turnataxis, che naufragò nel 1859 dal ritorno dal Gardone Riviera, dove aveva colpito le postazioni dei piemontesi. Ecco, in questo lago noi vogliamo fare questa ricerca anche per cercare di capire perché nel lago molte volte, con questa sua panoramica bellezza, questa sua mostruosa grandiosità, molte persone vengono ammaliate, affascinate e alla fine ci cadono dentro e si perdono. Certe tornano, ma altre sono cadute e non sono più tornate. Sì, cos'è? Il mostro là? Guarda quante bolle! Bolle di... che roba è? Boh. Sembra un movimento sotto. Stranissimo. Boh. Qui, guarda. Sarà qualche cavessino? No, continuano ste bolle, è strano però. Massimo! 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 Massimo!